presidente di AMIA Roberto Becchis e l'assessore alla transizione ecologica Tommaso Ferrari, assieme al presidente della prima circoscrizione Lorenzo Dalai, ai consiglieri di amministrazione di AMIA Francesco Premi e Martina Redivo, oltre ai rappresentanti di Confcommercio, Confesercenti e Corporazione Esercenti del Centro Storico, divisi in gruppi e vie, hanno incontrato oggi commercianti ed esercenti del centro per informare sul servizio di ritiro, calendario, orari e modalità di corretto conferimento del cartone. L'attività, avviata già da parecchi anni, segue indicazioni semplici e immediate, ma che è necessario ribadire. Se infatti la maggior parte dei commercianti ed esercenti le segue alla lettera, rimane una percentuale di furbetti che erroneamente continua ad utilizzare i cassonetti dislocati nelle varie aree a ridosso delle vie dello shopping, stipandoli, creando disagi e una cattiva immagine nel cuore della città antica. Come AMIA e in accordo anche con le associazioni negozianti del centro storico in particolare, oggi siamo intervenuti dove abbiamo avuto segnalazioni di criticità, in particolare nel centro storico. Perché il centro storico oggi? Perché abbiamo altre attività di attenzione sulle periferie, su tutta la città, ma in particolare nel centro storico ci sono le attività commerciali di ristorazione che ormai da anni hanno un servizio gratuito di prelievo dei cartoni davanti all'attività da parte di AMIA, ma in molti casi questo servizio gratuito e questa regola non vengono osservati. Per cui oggi abbiamo fatto un giro nei punti più critici come questo, in modo da segnalare e ricordare a tutte le attività questo servizio gratuito di prelievo dei cartoni. Abbiamo scoperto che in alcuni casi non c'era conoscenza, in altri casi c'era sottovalutazione. Però assieme ai responsabili delle associazioni del commercio e della ristorazione, assieme al personale AMIA e assieme all'assessore Ferrari, abbiamo avuto modo di incontrare molte attività e di ricordare questo. Abbiamo lasciato anche il volantino e ricordando che questo è un memorandum, a breve si passerà all'attività sanzionatoria per coloro i quali non osserveranno le regole, perché le attività in centro non possono mettere e tantomeno intasare con i propri cartoni i cassonetti che sono alle mie spalle dedicati ai residenti, ma devono usufruire del ritiro gratuito davanti proprio alla proprio negozio, al proprio ristorante e così via. Tutto il centro storico è servito da AMIA in questo senso, col prelievo porta a porta dei cartoni. Una città più pulita passa da un patto di responsabilità tra comune, azienda e cittadini. Oggi abbiamo visto tante realtà consapevoli, virtuose, altre che non erano consapevoli del servizio ma che hanno voglia ovviamente di attivarsi per conferire porta a porta. Serve condivisione e veramente un rapporto sinergico tra i tre attori per una città che differenzia meglio e quindi vive meglio. È un percorso dove il ruolo del cittadino è di straordinaria importanza. Ognuno di noi può fare la differenza e devo dire che oggi abbiamo visto ottima disponibilità da questo punto di vista.